Allora, premetto che non mi piace a me Naruto, ma voglio parlarvi di un titolo che è appunto uscito sulla PSP. Si tratta di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Heroes 3. Shippuden Ultimate Ninja Heroes 3! Non chiedetemi la storia perché in questo gioco non l'ho trovata, anzi, direi più che non l'ho capita. Ma vediamo ovviamente la grafica. Allora, quando si tratta di parlare di un gioco di Naruto, non possiamo che dire che ci aspettiamo una grafica veramente abbastanza buona, perché vedete, le ambientazioni sono praticamente ispirate a quelle che abbiamo visto in un classico gioco di Naruto, e anche addirittura dall'anime stesso. Sono sinceramente fatti in un buon 3D, potevano forse farlo un pochettino meglio in alcuni dettagli, ma del resto una PSP. Non è che si poteva forse pretendere tanto, ma il vero pezzo forte sta appunto nei personaggi che sono tutti realizzati in cel shading. Il cel shading dovete conoscerlo sicuramente, se non lo sapete sarebbe un 3D che è fatto in modo da farcelo sembrare in 2D. E poi gli effetti in 2D di luce e ombra che sono presenti nel gioco, pure delle combo, sono fatti divinamente, potrei dire, ecco. Non voglio sbagliarmi di questo, eh. Però dico semplicemente che graficamente il gioco è bello fluido e molto ispirato. Sul sonoro vi dico che abbiamo. Allora, effetti sonori un po' tratti dall'anime originale che tutto sommato ci stanno veramente bene. Poi abbiamo anche addirittura musiche di sottofondo, forse un po' ripetitive, un po' in stile ninja giapponese, ok? Però mi sarei aspettato forse qualcosa di meglio. Poi abbiamo un doppiaggio in lingua originale giapponese che può anche starci, eh? E per quanto riguarda la giocabilità, questo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Heroes 3, Madonna che titolo lungo. Cos'è? Un picchiaduro a incontri. Come funziona? Che noi scegliamo uno dei 50 personaggi che avremo a disposizione. Sì, non vi sto prendendo in giro. 50 personaggi. E come funziona? Semplicemente che scegliamo uno di quelli e andiamo a combattere in un'arena che si estrae su più livelli. Un po' come in un classico titolo del genere della Nintendo, i vari Super Smash Bros. Solo che qui c'è una particolarità. Si fa un multiplayer in locale con 4 giocatori, senza bisogno di essere collegati a internet. Poi, diciamo che la trama, secondo quanto sono riuscito a scoprire adesso di recente, è che cerca un pochettino di seguire praticamente qualcosa che ha a che fare con la storia di Sasuke, praticamente. Questo è quello che sono riuscito a capire. E tra l'altro ogni personaggio che avremo a disposizione ha delle proprie mosse particolari, tra combo, calci, pugni e anche le loro mosse speciali che non so proprio come cacchio definirle, ma vi dico solamente che è un gioco votato all'azione più spettacolare e casinista possibile. Credo che forse l'unico gioco che raggiungeva questo livello di casino totale sia Marvel vs. Capcom, ma questa è un'altra cosa. Se volete recuperarlo, questo titolo esiste solo per PSP e uscì nel 2009. Non dovete farvelo scappare se siete grandi fan di Naruto. A me non mi fa impazzire, però ve lo posso caldamente consigliare se amate il genere. Ciao raga! Come on.